Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da Lidl. Ho preso un sacco di cose, ho due sacchetti giganti qua a fianco, quindi direi di cominciare subito. Comincio dai surgelati, così poi li vado a mettere in frigo e poi alla fine vi faccio vedere tutte le cose che non vanno in frigo. Ho preso un pacco di piselli fini, questi qua. Questi sono buonissimi, li prendo sempre, devo dire che sono veramente gustosi rispetto ad altre marche. Poi, sempre della stessa linea, ho preso i fagiolini, sempre questi surgelati. A me i fagiolini piacciono meno rispetto ai piselli, però comunque ogni tanto li mangiamo e quindi prendo quella marca. Poi ho preso invece una cosa che mi piace tantissimo, ossia le orecchiette con le cime di rapa. Queste sono da cuocere in padella, un po' tipo quattro salti in padella per capirci, e sono veramente buonissime le orecchiette con le cime di rapa. Poi, sempre da cuocere in padella, ho preso le penne tricolore. Queste sono buonissime, sono molto gustose, veloci da preparare, quindi sono quelle cose che vanno benissimo quando si ha poco tempo. Poi ho preso del pesce, come sempre, quando vado da Lidl, ho preso un'orata di queste. Poi ho preso la trota, due filetti di trota, questi qua. Su questi non è che ci sia tantissimo da dire, quindi ve li faccio vedere velocemente. E poi ho preso il salmone. In occasione poi della settimana americana ho preso due prodotti, il pancake, quello classico da fare con lo sciroppo d'acero, e poi ho voluto provare questo yogurt al gusto di cioccolato e muffin, una cosa che non avevo mai provato, non avevo neanche mai fatto caso le altre volte se c'era o no. Comunque l'ho visto, mi sembrava una cosa sfiziosa e quindi ho pensato di provarlo. Da Lidl poi era veramente pieno di cose sia di Natale che di Halloween, però su quelle di Natale ho preso solo due cose perché non volevo già riempirmi la casa adesso di dolci natalizi. Invece di Halloween ho preso due o tre cosine in più che insomma mi sembravano carine. La prima cosa di Natale che vi faccio vedere che mi hanno regalato i miei genitori che mi hanno accompagnato con la macchina, quindi erano con me, mi hanno regalato il calendario dell'avvento, proprio il classico calendario dell'avvento con i cioccolatini. Io ho scelto questo motivo come figura, intendo, perché comunque mi sembrava la più carina, mi piaceva la renna soprattutto sul tetto così. E c'erano comunque tre disegni diversi. Poi è carino perché dietro comunque volendo c'è anche la figura bianca da colorare, quindi insomma è una cosa comunque che fa Natale, nonostante la mia età è una cosa che mi fa Natale e mi piace. Poi un'altra cosa bellissima che ho preso, anche se manca tanto tempo a Natale e l'ho presa perché avevo paura che poi finissero, è stata questa scatola di latta. Questa contiene dei biscotti di pan speziato, però mi piaceva tantissimo la scatola. Secondo me è bellissima anche come idea regalo. Se volete magari fare un piccolo pensiero a Natale, andate alla Lidl a prendere questa prima che le finiscano tutte, perché secondo me è veramente particolare. Tra l'altro, una volta vuota, poi va bene anche per il caffè, per lo zucchero, insomma, quando volete magari tenere qualcosa in cucina. È secondo me davvero particolare. Adesso la apriamo insieme così vediamo i biscotti che ci sono dentro, così vi faccio vedere anche cosa c'è dentro. Ci sono questi biscotti qua che tra l'altro sono buonissimi, ragazzi, sono buonissimi. Ecco, questi sono i biscotti che sono contenuti all'interno. Sono proprio quelli di pan speziato che la Lidl comunque tiene a Natale e sono secondo me buonissimi, quindi è veramente un bellissimo regalo. Poi, ripeto, questa è una scatola abbastanza capiente, quindi potete poi metterci il caffè, potete metterci quello che volete. Insomma, mi piaceva, ragazzi, questa scatola e quindi ho pensato la prendo adesso perché se aspetto poi sicuramente non la trovo più, vista la mia fortuna, ho pensato di prenderla, di cogliere la palla al balzo. Però, siccome Natale è lontano ed è invece molto più vicino Halloween, vi faccio vedere cosa ho preso per Halloween. Ho voluto prendere questi biscotti ricoperti di cioccolato che hanno le classiche forme tipiche di Halloween, quindi abbiamo la zucca, abbiamo il fantasmino, insomma tutti questi biscottini qua. E questi mi sembravano carini e a tema, soprattutto per addobbare magari un po' la tavola. E a proposito di biscotti, ho preso anche questi che sono biscotti colorati, sembrano quasi biscotti con gli Smarties, non so come siano in realtà all'interno, però anche questi mi sembravano carini. Ne ho prese due confezioni perché ho pensato sulla fiducia, che sicuramente è una cosa che mi piace, perché questo tipo di biscotti comunque a me piacciono.
magari anche per colazione, non necessariamente come dolce, dopo pranzo, dopo cena. E quindi ne ho presi due. Poi ho voluto anche prendere una confezione di caramelle gommose con la classica bocca di Dracula, diciamo, con i denti di Dracula, e ho preso queste. Le caramelle gommose ogni tanto le mangio, mi fa piacere comunque mangiarle, poi queste sono proprio a tema, quindi queste sono le cose che ho preso per Halloween, poche cose perché comunque avevo già preso alcune cose da Tiger e non volevo esagerare. Poi andiamo avanti perché non è finita qui, ho comprato un sacco di altre cose. Ho preso un pacco di cracker integrali, questi qua sono quelli che mangio sempre abitualmente e sono buonissimi. Poi ho preso le mele, semplicemente un pacco di mele, queste qua un pochino più piccole, le classiche mele. Queste credo che siano le mele per bambini perché sono piccole, però io una mela gigantesca magari non la mangio dopo pranzo, invece una mela un po' più piccola la preferisco. Poi ho preso la cipolla, quella già tagliata così, per fare il soffritto, per insaporire comunque le pietanze, la uso molto, è molto comoda. Ho preso il cappuccino, questo in polvere, e volevo in realtà quello Nescafè, però alla Lidl non lo tengono, vabbè, ho preso quello. Poi ho preso un litro di latte scremato, un succo di frutta tropicale, questo con tutti i frutti tropicali. Poi ho preso due banane, ve le faccio vedere così dal sacchetto, poi le andrò ovviamente a tirare fuori. Ho preso un pacco di uvetta perché vorrei fare il castagnaccio anche se non ho trovato la farina di castagne, comunque per adesso ho preso l'uvetta. Ho preso un pacco di mandorle, di queste, le uova biologiche nella confezione da 4, poi ho preso i kiwi, questi qua in confezione da 6, spugne da cucina, queste qui io le uso sempre per pulire, per asciugare il lavandino, insomma per questi scopi diciamo. Poi una confezione di guanti usa e getta, un'altra confezione di mandorle, in effetti ne avevo preso due, non me lo ricordavo, e poi per finire la mia grande passione che sono i taralli. Questa volta però li ho presi con il finocchio perché li volevo assaggiare. Ecco, questa è stata la mia mega spesa da Lidl con delle cose di Halloween, due anticipazioni di Natale e in generale altre cose che comunque mi servivano. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.